La noite al Papa Domnule a aperto timpul de lucru și clienții noștri abia au acceptat să începem. Da, toate bune pentru voi, duminica plăcută, să rămână doamnelor și la reauzire cu plăcere. Până la și 10 și un sfert mai rămân aici, după care trebuie să fac CFP. Eu vă zic toate cele bune încă o dată și pe data viitoare cu multă plăcere la reauzire. Delta Giulie 7, bravo Ico, Delta Giulie 3, Delta November. Delta Giulie 3, Delta Giulie 7, bravo Ico. Da, uite, la distanță mai mare, la distanță mai mare, între mine și nodul, sau între mine și el, vine care între mine și Pirenicule. Da, se manifestă Chiesbeu destul de puternic. Radu a venit destul de slăbuț, te-am copiat totuși în totalitate, Radule, dar slăbuț, foarte slăbuț. Quindi questa è una bellissima notizia, la notizia scritta da tutti i pori. Hai sentito, e sono felice anche di dargli io personalmente l'ingresso al carissimo Giorgio. Benvenuto, benvenuto, ce l'abbiamo fatta anche oggi, Giorgino. Ti do l'ingresso. Tu dovresti andare per il Gaetano, però mi pare che il Gaetano fosse stato chiamato al telefono. Comunque tu provaci, prova ad andare per il Gaetano. Il Simone credo abbia chiuso, mi pare che anch'esso abbia espresso il desiderio di chiudere. Facciamo così, Ivan, gli dai la possibilità di fare un messaggio finale al Simone, alla Italia Uniform 4, Papa Uniform Juliet, caro Giorgino, a te la parola. Sì, allora, buongiorno a tutti, Italia 6 kilowatt, quindi Uniform Giorgio Senigalli a Bicci. Oggi giornata, aspetta che ti guardo, nebbiosa, quindi nebbia a tutti i colmi. Prima che me ne dimentichi, saluto al Massimo, è staccata, prima non ho fatto tempo a entrare, quindi Massimo sei qui al tramonto e quindi ci si sente da Roma, forse, non so, dato che ho sentito che stasera sarai indaffarato.
Va bene, comunque buona giornata a tutto quello che vai a fare. Va bene, per il resto niente, io la faccio corta, quindi saluto tutti ovviamente, gli astanti qui. Faccio entrare, come hai detto tu Francesco, se qualora ancora fosse presente, a Simone il cambio. Io 4 Papa Uniform Juliet, poi credo che tocchi a Gaetano, sempre secondo il manuale di istruzioni. Italia 6 kilowatt Queen Uniform Giorgio, avanti. Oh, Simone ha chiuso, ecco, tocca a Gaetano se può riprendere. Ciao Giorgio, buongiorno anche a te e buona domenica. Gaetano? La faccio fuori, sì. Buongiorno a tutti. No, era al telefono, ha detto di essere al telefono. Va bene, allora dopo di lui venivi tu Domenico, visto che Massimo ha chiuso. E se no, vediamo se Massimo ci vuole offrire un altro assaggio della sua bella emissione. Ah, così oggi, Niente da fare, riprendi tu Domenico, vai. Un Massimo se ne va e un Massimo arriva, dai. Va bene, perfetto. Ok, allora riprendo io qui, veloce, vado per un altro Massimo qua, sempre da Portocannone, Italia Whisky 8 XNU. Buongiorno Massimo, qui lo sai che c'è in questo. E riprendi tu, avanti con il buongiorno qua. Vediamo un po', ho visto un bel microfono, è ottimo, bello, eh? Ok, è una marca così, insomma, vabbè, cinesino, vabbè, comunque la marca non fa conto, l'importante è che funziona bene. Ok, avanti Massimo, buongiorno, ok? E poi saluto il Giorgio. Con il buongiorno e la buona domenica, ciao Giorgio, arrivi bene anche tu. Salutando il Massimo che va via e buona questa greca e poi magari se puoi riprendere, magari poi in zona zero quando vai rientro sicuramente ci sentiamo anche in zona zero. E poi andrai per il Giovanni, ecco io andavo per Giovanni, ok, in zona 9. Massimo riprendi e ripeto poi andrai per Giovanni in Palermo. A te K, buongiorno. Molto bene, buongiorno a tutti, salutoni. Beh insomma questo è un microfono paragonabile a quel micro, si è sentito un po' a circostanza perché ci sono le casse, non le spengo così va meglio, spenga le spie. Ciao Mattia Ragosto, ciao Giorgio. Giovanni, con te Domenico, buongiorno, una volta che mi dico buongiorno, poi mi direte insomma come si sente questo microfono, ho cambiato microfono carissimo Francesco, per quanto quello che avevo era scomodo, era fisso, non potevo muoverlo, invece questo qua gira, lo porti comunque comodissimo quando mi sento l'altra apparecchiatura il 2003. A volte quando parlavo con quello dovevo storcere il collo, girarmi insomma per vedere le sneaker se funzionassero. Riguardo la testa del microfono che ho preso, giusto per vedere un po' se si comporta bene. Buongiorno a tutti, avanti di lui, Giovanni, novembre Wilson, quando lì si è modulato Massimo, avanti Porto Carrone, avanti Giovanni. Giovanni? Hai il mio telefono, va. Vai Francesco. E quindi speriamo che dopo la telefonata si rifaccia sentire. È una speranza la nostra. Massimino, buongiorno. Buongiorno, l'emissione buona. Buona. Però, perdonami se c'è questo caspita di però,
un peletto, non molto, un peletto cupa. Un pochetto cupa, ecco questo sento io sul diffusore del mio 7008. Ma appena appena cupa. Si è ben chiaro Massimo. Appena appena cupa. Ci si può lavorare un po', magari schiarirla un pelino di più. Questo è per il segnale, poi lasciamo perdere voi il porto cannone lì, arrivate come le cannonate del resto. Non potrebbe essere altrimenti, Massimo caro, poi mi dirai se siamo ritornati al 100%, ma penso di sì. Che cavolo, è passato un mese, cavolo. Credo che sia pure passata la, come dire, la boiana. Bene, non dovrei dilungarmi, anche se per la verità il studio si è colpito alquanto. E quindi io avresti chiesto la parola al carissimo Giorgio, che tiene molto ben controllati i corrispondenti, ecco, si è fatto il suo palinsesto lì sul quaderno e preciso. Stamattina ha messo il piede giusto a terra, caro Domenico. Giorgino stamattina ha messo proprio il piede giusto a terra per evitare che poi qualche amico lo richiami in continuazione. Madonna, che croce. Che croce quando poi si mettono insieme alla fine del mondo. Italia 6, King Queen United, il cappotto LSG. Sì. Bene, allora intanto saluto il Massimo. Arrivi bene qui da me, W8X Nancy Unit. Oh, non vorrei aver sbagliato qui. Era un po' distratto a scrivere il tuo nominativo, poi in seconda battuta me lo metto preciso, qualora fosse errato, Comunque ti ascolto molto bene, segnale non fortissimo, però 5-9, modulazione non con tonalità alte, ma ottima direi, cioè c'è di tutto. Va bene, niente, ma quale preciso, qui prima ho passato due corrispondenti, tre, non ce n'era nessuno. Quindi già mi sto cominciando a perdere, credo che poi io dovrò passare al Mimmo, credo che sia così, però insomma non ne ho certezze. Poi ero distratto che stamattina ascoltavo un po' di musica e mi è rimasta in mente lì l'ottima canzone del De André, Via del Campo, veramente eccezionale, chiusa parentesi. Bene, allora io ritorno per Mimmo, quindi lei con il suo Santa Santorum, detto 9,90, quindi di più non ce n'è, che dobbiamo fare? Noi poveri mortali qui, con una scarpa rotta e uno zoccolo, andiamo avanti. Bene, allora Mimmo, a te il cambio, quindi buongiorno a tutti, rinnovato, Italia Zulu, 8 Manila, Istre Manila, Italia 6 Kilowatt, Queen Uniform Giorgio. A parte Mimmo, che mi ha detto che arrivo bene, nessun altro mi ha detto nulla, come dice Ciro, questo gira bene, però nessuno mi fa entrare. Questo è scolpito nella roccia, vai Mimmo. Aspetta Domenico, dobbiamo vedere se Gaetano è ritornato dalla telefonata. È lunga, lunga. È un parto difficile. Sicuramente qualche donna di gusto. A questo punto tocca Domenico. La telefonata di Gaetano sarà lunga, perché sicura la telefonata qualche donna. Di solito le donne è così, Va bene, allora vediamo se sono solo. A posto, siamo, come si dice, sì, arrivi bene Giorgio qua, non ti preoccupare, 9:10 arrivi, non ti abbattere con una ciabatta e una scarpa, fai quello che puoi fare, io magari ho potuto fare un bassetto in più,
Perché non ho né moglie né famiglia e io sono solo, perciò qua si dice che quando il cavallo è sazio, il padrone sta bene, capito? E perciò non ti abbattere, che arrivi bene pure tu, non è, non ti buttare per terra così, insomma. Ok. Mannaggia a te, mannaggia, ok, fai come Ciro, sai, vabbè, quello, il Ciro lo sappiamo, è un po' particolare, vabbè, quello fra poco si affaccia, fra poco si affaccia, che adesso c'ha la pentola lì per preparare il pranzetto, allora poi quando c'ha un po' di spazio libero sicuramente entra nel QSO per dare il buongiorno e la buona domenica. Vabbè, comunque, allora andiamo noi bene. Allora Massimo, anche io ti devo dire, non è una modulazione brutta, ma ti devo dire anch'io che leggermente, come diceva appunto il Francesco, poco cupetta, in effetti è come se avessi un po' di raffreddore, ecco, proprio a portarla proprio così, diciamo, per far capire il corrispondente, no? Però è buono, ottimo, si capisce, non c'è nessun problema, ecco, se vogliamo, come si dice, trovare il pelo nell'uovo, ok? Bene, allora la parola è tua e poi girerai tu e vabbè, poi vediamo un po' se Gaetano può riprendere, eccetera, eccetera, e seppure lo vuol dopo e può ribussa anche lui se vuole entrare nel QSO. E questo è quanto. Va bene, d'accordo, allora. Italia Whisky 8 XNU, Italia Zulu 8 MXM, prego Massimo. Sì, Giova, dimmi, devi chiudere? Scusa, niente, Giova, ci mancherebbe, se hai da fare ci mancherebbe, ciao, ti saluto, un abbraccio, dai, ci sentiamo e tante belle cose, sempre un piacere ascoltarti, Giova, quando vuoi, noi ci fa sempre piacere, ciao, un abbraccio, saluti ai tuoi cari, avanti Massimo, prego. C'è un canale. Università 8, domenica, beh, abbassiamo un po', almeno voglio sentire un po' il vostro parere, perché ho cambiato un po' di testa, anche se ne pensi, salutando il Giovanni, il T9, che avevo preso le altre lettere, comunque buongiorno, ben sentito, e non ti preoccupare quando ti senti, noi siamo sempre qua, carissimo Giovanni. Io giravo per Giorgio, non lo so, io non so se si può girare, comunque. L'Italia è uniformato, prima si era cotto, io forse è migliorato qualcosa, ha peggiorato, a te Francesco. Sì, è migliorato, Massimo, un pochino è migliorato. Io purtroppo, vedete, è il momento delle telefonate qui. Devo lasciare, c'è una telefonata in corso, vai Giorgio. Sì, ok, allora intanto saluto Giovanni, Kilo Manila Oscar, nonché i T9, buona continuazione di domenica e grazie del seppur breve passaggio qui a 106.
Per il resto ti saluto Francesco, se ti stacchi. Va bene, insomma andiamo avanti così. Ho sentito. Allora Massimo, io ti ascolto bene, forse modulazione un po' più, qualche tono in basso in più, ma non cambia la vita, eh. Poi dipende insomma dall'equalizzazione, io immagino e credo, ma comprensibilità al 1000 per 1000 non c'è nessun problema. E poi stai attento Massimo, che a me mi hanno fatto cambiare l'apparato, con questa, con questa storia qui. Siamo partiti da una vite che è rallentata, poi ero spostato, poi ero cupo, poi ero alto, poi ero basso, poi mi è toccato cambiare l'apparato. Quindi stai attento a non cadere nella trappola, stai in campana. Va bene, allora io giro, vediamo se è rientrato il PSD e poi a seguire tocca a te Mimmo. Vediamo 8 PSD, no, un attimo, vediamo la bussata prima e dopo riprende eventualmente PSD a seguire Mimmo. Dunque Italia, Uniform 8, prima hai detto Italia, Italia, Uniform 8, poi hai detto Italia, Uniform 8, dici qual è la verità. Per cambio Italia 6 kilowatt, quindi Uniform Giorgio, buongiorno. Del Sierra Zulu, da Salerno, caro Vincenzo. Allora riprende qua la Italia Zulu 8 MXM, Milano per Milano, qui da Porto Cannone, la provincia di Campobasso. Caro Vincenzo, ci siamo ascoltati un po' di tempo dietro fa, se tu ben ti ricordi. 5-9 il tuo segnale, ottima modulazione pure la tua, cerchiamo sempre di migliorare, insomma, di uscire sempre il miglior possibile modo, tutto qua, tanto dobbiamo pure passare un buon tempo, no? Questo è il quando, va bene, allora Francesco sta lì al telefono. Gaetano non ancora può riprendere, Giovanni l'abbiamo salutato che è passato in guarentigia, il Giorgio ha parlato e allora il microfono tocca a te Massimo. E niente, sì, hai migliorato, ottima, è molto migliore. Ok, va bene, a te Massimo, prego. Poi vediamo se Gaetano può riprendere. E se no riprende lì, non so se il Francesco pure può riprendere la telefonata, e se no poi riprenderà il Giorgio, e anzi sì, il Giorgio, e poi il Giorgio andrà per il Vincenzo lì, il nuovo arrivato. Ok, va bene, allora W8XNU IZ8MXM, prego, avanti. Primo, mi ascolti? Stanno le ferrovie dello Stato? Andò, sì, ti ascolto, bassino, ma ti ascolto, ok, perfetto. Ok, un attimo Massimo, vediamo un po' Antonio qua, con il buongiorno alla buona domenica, andò, ti sento. Sì, buongiorno, volevo sapere appunto se uscivo ancora con le ferrovie dello Stato. No, no, arrivi una meraviglia, ok, anche se c'è qualcuno qua che parla sotto, ma non c'è problema. Arrivi una meraviglia, ti sento molto bene, andò, da
Sansuera, Sansuera provincia. Ciao, un abbraccio, ben risentito, Ma il segnale, vabbè, è bassino, perché a parte che siamo vicini, poi è tutta questione di propagazione, però il discorso è sempre la modulazione, che è bella, ottima, quella è la cosa più essenziale, non hai embri, non hai niente, perfetta, ok? Bene, allora Massimo, riprendi tu, dai, tocca a te, prego. E basta il trombone, sblateri da tutte le parti. Ma, vabbè, saluto Antonio, i commenti sottostante alle nostre funzioni, salutoni a tutti, si può più essere uguale in ascolto. Ma, che devo dire, che devo fare? Caro Domenico, e Antonio, buongiorno, Giorgio, arrivi te, scusami perché poc'anzi non ti ho dato riscontro. A livello di illuminazione il segnale è buonissimo, qui vedi molto bene, per cui non ho fatto nessuna difficoltà ad ascoltarti. Carissimo Giorgio, io proverò a girare per Francesco, se c'è, eventualmente riprenderai tu Giorgio. Saluto a Vincenzo, Italia Uniform 8, Hotel Sierra Azzurro. Col buongiorno, qui Italia Whisky 8, X-Ray November Uniform per il gruppo in questione. Al prossimo musicante faccio un giro di frequenza per sentire un po' qualche altro parere. E, bene, allora avanti Francesco, se no riprende Giorgio, poi Giorgio girerà per chi altro, per Domenico o per Vincenzo. Avanti Francesco. Vabbè, Francesco ancora indaffarato, benissimo, allora Massimo, ho capo di tutto, ogni tanto qualcuno mi dà qualche consolazione, se no qui non mi si fila nessuno con questa piccola radiolina di emergenza. E va bene, che dobbiamo fare? Ci divertiamo così, con quello che passa al convento, Mimmo, come al solito, arriva molto forte qui da me, 9:20 e oltre, segnali buoni, Va bene, Gaetano non ha ripreso, evidentemente anche lui sarà preso dalla telefonata, o magari è andato, che ne so, a messa, chissà, oggi è domenica, non si capisce bene come ci si deve muovere. Bene, qui ripeto, c'è nebbia, fammi vedere, sì, ancora è nebbioso il tempo, è luminoso, giornata luminosa, però con la nebbia. Speriamo che se ne vada via, perché si sente questa umidità proprio che penetra dentro le cellule, dentro le ossa. Bene, allora io rigiro per chi rigiro? Per Vincenzo? Pare che prima avessi passato a lui e poi a Mimmo. Veniamo Vincenzo, U8 Hotel Sierra Zulu, qui Italia 6, kilowatt, quindi io con Giorgio. Se mi ascolti, un attimo Vincenzo, tocca a Gaetano, che Gaetano è ritornato, poi Gaetano andrai tu per il Vincenzo, prego Gaetano. Ok, bene, riprende Italia Uniform 8, Papa X-Redet, saluto al Vincenzo, a Massimo, che io sono uscito via, ho attaccato prima che entravate voi, Buongiorno ancora a tutti. Avanti Vincenzo. A me non mi hai salutato però. A te, ti ho salutato già. Ieri? Ogni 3 giorni su solo. Avanti Vincenzo! Transitiamo. Un attimo, stanno parlando. Tutti
Bene, riprendo io qui Porto Cannone, provincia e Campobasso, vice. Ok, ciao. Del Sierra Zulu di se vai in QRT. Ti saluto, ci sentiamo, buona domenica e a risentirci, C'era uno, scusandomi con tutti qua, c'era uno che mi chiamava, chi era? Un po' anche fuori frequenza però. Vediamo un po' chi era l'amico con il buongiorno. Sottofondo non ne sento, ok Pietro, il T9 DSC da Palermo, ok, vai bene, buongiorno anche a te, buona domenica, Allora io vorrei richiamare di nuovo Antonio, se c'è Antonio ancora. Antonio, ci sei? Mi ascolto perfettamente perché questo apparato, come ripeto, ha una ricezione veramente buona, pulita, e sente da disturbi, intermodulazioni eccetera, per cui l'ascolto è direi ottimo, ecco. Saluto la Italia Uniform 6 Oscar Delta Whisky e la Italia Kilo 6 Zeta Charlie Uniform Ferdinando, ciao carissimi, a risentirci, e magari perché no, se capito a Lido di Fermo a prendere un caffè insieme, magari vi invito io al bar e prendiamo un caffè insieme, sarebbe veramente bello. Benissimo, grazie amici, e a questo punto niente, ritorno il mic, non lo so se vuol riprendere un attimo la Italia Uniform 6 Oscar Delta Whisky, ma credo che era in corretti, se no riprenderai tu Italia Whisky 8 X-Ray Papa Lima Filippo, cambio. Qua è Ferdinando che riprende un attimo brevemente, Eliseo, perché il collega Massimiliano ha salutato che è passato in QRT e tra l'altro ci siamo sentiti anche qua nei due metri, deve passare in QRT per impegni familiari, tutto qua. Eliseo, prima che chiudo definitivamente, segnati questa frequenza in due metri, se capiti da queste parti, perché gli amici qua nella zona, qui nella zona del Sermano, abbiamo in due metri una frequenza, così ci ascoltiamo sempre. Quindi se capiti da queste parti, vai su questa frequenza, facilmente ci incontriamo. Prendi tante spesa, quindi direi che hai potuto segnarti il tutto, in due metri. 145 425, ok Eliseo, a te il cambio, intanto fuori da parte mia ascolto il passaggio e poi chiudo, vai Eliseo, cambio. Sì Ferdinando, 145 425, sicuramente, ma io provai quei giorni, in effetti non ho sentito nessuno, a parte che avevo portato Ferdinando un Manpack, quelli militari, una IE68-61 su cui si avvita l'antenna a filo da 3 metri, c'è l'accordatore automatico, va in SSB, quello copre da 0 a 30 mega con 20 watt di potenza, mediamente porto l'IC 7002 in camper da 100 watt, però l'ultima volta avevo portato quello lì, feci qualche QSO, non chiaramente limitato
alla potenza dell'apparecchio e all'antenna. Bene, comunque sarà un piacere sicuramente perlomeno salutarti se sono lì, perché la zona di fermo mi è sempre piaciuta e dico la verità che veniamo spesso lì, anche qualche fine settimana, a volte così torni e fuggi, non torni e fuggi, è stata della domenica. Ancora mia moglie purtroppo lavora, purtroppo ringraziamo il Padre Eterno, però ecco, io sono già dipendente dall'Inps del 2017, per cui appena sarà libera anche lei dal lavoro, che adesso verso giugno-luglio dovrebbe andare anche lei, e ci avremo più tempo, sempre salute permettendo e sempre a Dio piacendo. Benissimo, bene Ferdinando, andiamo ad ascoltarti allora. Ottimamente, grazie della frequenza, torno il mic alla Italia Whisky 8 X Papa Lima. Filippo, vai, cambio. Ferdinando, arrivati 9:10 qui da me. Bene, grazie. Bene, non so se hai rilanciato il mic a qualcuno. Filippo, scusa che in sua modulazione ho dato il controllo a Ferdinando che non gliel'avevo dato. E lui arriva a 9:10 qui da me, proprio bene, 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 ottimamente, oscillante 9:5, 9:10, c'è cioè QSB, ma nel picco massimo toccavi 9:10, ecco, per cui la modulazione è buonissima, Ferdinando, molto, molto bene, complimenti, complimenti, diciamo l'Italia Uniform 6 Oscar Delta Whisky arrivava più stabile, ma lui aveva l'amplificatore lineare, per cui un po' di aiuto c'è, insomma, per quanto sia i 300-400 watt aiutano, ecco, benissimo, molto molto bene. Bene Filippo, tu arrivi benissimo, 9:10, anche tu, la radio in 5, devo dire, molto buona, ricca di tutti i toni e senza alcun difetto. Bene. Ripeto, qui autocostruito, antenna 2BTQ della Igain, un'antenna in polarizzazione orizzontale, 40-80 metri, e tutto qui insomma, messa bassa perché non, però il suo lavoro lo fa. Va bene Filippo, vai, cambio da Italia Zelanda 0, Japan Guinzara. Scusa Pietro, c'era Pietro, l'abbiamo dimenticato, chiedo Pietro, ti chiedo umilmente scusa, Pietro l'Italia Tango 9, l'Italia Tango 9, Tango Sierra Charlie, che appunto era in questo con noi, gli rilancio il mic, ritornerai appunto la Italia Tango 9, Pietro, Tango Sierra Charlie, ritornerai per Filippo, Italia 18, Filippo. Papa Lima che arriva benissimo, comunque vai benissimo Pietro, vai cambio. Va come giro la propagazione logicamente, buona domenica anche te, ciao. Italia Venezia 3, io 4, Papa Sierra Delta. Italia Venezia 3 avanti. Sì, buongiorno, Italia Venezia 3 Delta. Italia Venezia 3 ancora. Niente, Italia Uniform avanti. IU 4, Papa Sierra Delta. Italia Velocità 4, Papa Sierra Delta 5-9. 5-9, 5-9, sempre 5-9, ciao caro. Italia Venezia 3, buona domenica, Silver Red. Italy Whiskey 4, Corsa Victor. Italia
Italia. Italia Whisky 4, Eco, avanti. Italia Whisky 4, Eco, America Vittoria, Roger. Sì, questo è L, Italia Whisky 4, Eco, Alfa, Victor, Denis, 5-9. Ok, 5-8 per te qui in Romagna, Cesena. Ciao, buona serata, buona giornata. Italia Venezia 3, 73, QRZ. Italia Venezia 3. Ancora Yokohama avanti. Sì, questo è Sierra Pinta Rita, Alfa Radio Yankee, 5x9. Italia Venezia 3. Italia Venezia 3, Delta Sierra India, Delta Sierra India. Italia Venezia 3. Ciao, 73 Ronda, 73, la stazione V3. V3, Delta Sierra India, Delta Sierra India. Sì, questo è V3, Delta Sierra India, 59. 59 anche per te a Udine, grazie, ciao. Buona domenica, Italy, Italy 2, Whisky, Whisky Alfa. India Uniform 6, Romeo Victor Charlie. Romeo Victor Charlie, Italia Università 6, Radio Victor Charlie, 5-9 Claudio. Grazie, 5-9, alla prossima, ciao. Sierra 5-7 Mike, Golf Papa. Sierra 5-7 Mike, Golf Papa, 5-9. IQSL, grazie a 5-9 da parte mia, 7-3, ciao, buona domenica. Ciao Marco, ricambio il tutto, 73, QRZ. Sugar Peter Ford. The police station, Sugar Peter Ford again. India, India 2, Whiskey, Whiskey Alpha, Italy, Italy 2, Whiskey, Whiskey, Whiskey 4. India, Bravo Romeo. Ciao, 73, QRZ. Florida 4, India, Bravo Romeo. Oscar November, Charlie Lima again. Oscar November, Charlie Lima. And the number in the call, the number in the call. Oscar November 3, number 3, 123, Charlie Lima. Roger, Roger, Nancy 3, Charlie Lima. You are 5x9. Thank you for the 5x9, Oscar 5x9, 73, good luck. Ciao, arrivederci, QRZ. Florida 4, India, Bravo Romeo. Florida 4 again. Florida 4, India, Bravo Romeo. Florida 4, India, Bravo Radio, 5x9. Ok, 5-9, 73. Merci beaucoup, merci beaucoup Patrice, bon dimanche. Bon dimanche. Tien tu, Italy, Italy tu, Whisky, Whisky America. India Uniform 1, Mike Romeo Delta. India Uniform 1, Mike Romeo Charlie, corretto? Negativo, Delta, Delta, Delta. Ok, finale Delta, 5-9 Giovanni, cambio. 5-9 più, forte e chiaro per te, buona domenica. Grazie ancora, ricambio il tutto, QRZ. Jo, na, wie gesagt, die Signale sind sehr gut, gell, gehen gewohnt, der Feldstahlträger, gibt's überhaupt nichts zum Aussetzen. Ja, vergessen wir den Helmut nicht da, gell, gehen wir mal das Mikrofon noch mal an, eine, bitte Helmut. Ja, Boris, bitte. Ja, danke, danke, gell. Also bei mir splattern sie da einer, gell. Ich hätte gern da den Helmut leider unter, gell. Also es ist, geht bei mir von meiner Seite her mit dem Helmut nicht so, so gut, gell.
Also, you know, volle Splatter-Stationen von der Seite da, gell, durch den Contest wahrscheinlich, gell, schaut man da total laut, gell. Ja, Helmut, nachher gib ich das Mikrofon gleich weiter, weil ich bin jetzt ganz kurz im Hintergrund, ich muss da gerade ein paar Leute zugeworfen, weil bei mir geht in einer durch das Telefon, gell. Jetzt muss ich da gerade ein paar Anrufe tätigen, ich bin in circa 5 Minuten wieder, gell, ich gib das Mikrofon da weiter zum Delta Foxtrot 2, Papa Yankee Wolf, bitte. Ja, dann viel Spaß am Telefon, ne, ja. Das ist von allen Stationen hier super laute Signale. Das geht schon sehr, 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 sehr gut. Ne? Ja, ja. Wenn ich das höre, dass ihr da alle da unten an der Ecke sitzt, ne, wo man dann zum Stubai fahren kann. Und ja, da hätten wir schon wieder Lust ein bisschen auf den Schnee. Bei uns hatten wir hier den Schnee, nachdem drei Hochwasserwellen durch sind. Und dann war das hier alles so ziemlich schmutzig und elend und keine Sonne und gar nichts. Und deswegen hat mir der Schnee keinen Spaß gemacht, gell. Heute schaut es ein bisschen besser aus. Wir sind ja jetzt um die minus 1, 2, 0 Grad so in der Richtung rum. Aber die Sonne scheint jetzt auch hier im Tal. Das dauert bei uns immer eine Stunde länger. Und sieht richtig toll aus. Sollte man vielleicht mal eine Runde spazieren gehen, wird wahrscheinlich nicht schaden. Ne? Ja, 40 Meter. Weiß nicht, ob ihr hauptsächlich hier die Runde macht oder ob ihr auch ansonsten hier ein bisschen weltweit am Rumfunken seid. Ging heute Morgen sehr gut Richtung USA. Auch Westküste ging auf 40 Meter. Und ja, jetzt hier so ein bisschen rumerzählen, ist das hervorragende Signale. So, ich denke mal, der Heinz ist dran. OE7 AFH für die Runde DFZ, Papa Yankee. Ja, ich glaube, der Gecki ist dran. Da gibt es gleich zu dir, Gecki. Weißt du, Gecki, der Jungchen heute auch funktionieren und dann halt noch die vertikal richtig abspannen, damit alles dann fertig ist für den nächsten Sturm, dann kann nichts mehr passieren. Und dann gibt es dann auch eine Überraschung heute von Jürgen. Was denke ich, der Jürgen hat ja Geburtstag. Zu dir nochmal, OE7 BGJ, OE7 einfach. Ah, Roger, dein Geburtstag, ja. Ja, ja, weil da schon bald an die 50 gehen, gell, hey. Ja, okay, zum Wolfgang tot. Ja, ich kenne es ein bisschen Hessen, aber nur Hessen, muss ich sagen, ja, eigentlich nur den Bereich da. Ja, ich war da in Bentheim, früher Kurell-mäßig, mehrmals da in Bentheim, da wo die Bergstraße da beginnt, da zwischen Heidelberg und Frankfurt da oben, gell, da weiß ich, wo das ist. Und von da kenne ich das natürlich auch, den Bergkäs mit Musik. Das ist mir da in Erinnerung geblieben. Und ja gut, wir haben es auch da oben. Das hat schon Spaß, gell. Ja, Wolf 30 über 9. Jürgen hat 20 über 9. Der AFH hat 25 und der IN3 GZL hat 5 und 9. Allerdings warst schon mal schneller mit der anderen, mit dem anderen Gerät, gell. Aber du warst eh selber. Mein Mikrofon hast du ein bisschen Probleme gehabt, gell. Aber geht schon gut, ja. So, ich bin seit gestern wieder zu Hause. Ich war da nur 3 Tage in der Klinik. Habe da 4 Stents hineinbekommen. Wunderbar, jetzt kann ich wieder gehen. Und ja, so am 20. Becken dort nach wie vor gleich wäre. Aber zumindest kann ich wieder mal ein bisschen längere Strecken gehen. Heute Nachmittag werden wir ein bisschen spazieren gehen und schauen, was wir dort. Aber auf jeden Fall voller Erfolg, darf ich sagen. Ja, vorne wird man wahrscheinlich den nicht mehr richten können, da war die Eckner-Ferien da komplett zu sein. Ja. Aber ich bin zufrieden so. Gut, alles klar. Wenn so oben strahlen, blauer Himmel, Sonnenschein. Und heute wird ein ganz, ganz schönes Tag wieder. Gell. So, nachher, ich glaube, da ist doch hier in 3 GZL der nächste, der Helmut. Der Gärtner Helmut in Meran, IN3 GZL, die Runde OE7 BGJ. Ja, OE7 BGJ und IN3 GZL. Zeitung im Krankenhaus und jetzt schon wieder auf dem Weg, gell? Also, ja, ja, Gratulation, hat es geklappt, gell? Und irgendwo muss es werden. Aber wenn es nirgends mehr wert wird, hell ist es faul jetzt, gell? Dann sage ich das.
Also, wisst ihr was, jetzt ist der Spiergang. Wir haben also an der Fernbühne gerade gehabt, wollten da die Hunde. Jetzt eine vor welcherlei Nummer, aber sonst passt es einwandfrei. Meine Frau hat da vorhin gerufen, wir sind nicht, aber ich lasse nach vorne. Gut, Gerhard. Ja, wie du gesagt hast, mit dem Mikrofon haben wir ein bisschen Schwierigkeiten. Ein Chor kann man präsenter nachfragen, wenn man sich durch einen anraten. Und dann werden wir schauen, wie das weitergeht. Gell? Dann darf ich das Mikrofon weiterreichen, denn OE7 als er kommt, muss er den 1 und ich hoffe, das kann ich halbwegs lesen. Ich habe da eine ruhige Frequenz, ich höre da sonst gar nichts, aber er hat einfach mehr Schärfe. 1, bitte, bitte. Helmut, alles gut angekommen. Ja, ich habe Splatter drauf von der Seite, weil ich immer noch dieser 40 Meter Contest läuft, aber ich habe die schon können aufnehmen, ein bisschen da die Bandbreite schmäler gemacht, die Empfangsbandbreite und dann ist geht es schon geil. Alles gut, ja. Ja, Gecki, freut mich, dass du da solche Fortschritte gemacht hast. Ich hoffe, du kannst jetzt dann wieder ein bisschen mehr gehen, weil es auch sehr wichtig ist, die Bewegung einfach, gell. Du warst ja da sehr eingeschränkt und ja, wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, der Jürgen, und die hat mir schon geschrieben eben, gell, ich hab schon gewusst, dass du rein musst, aber naja, zumindest bist du daheim, ist schon mal ein gutes Zeichen und dann aussieht bei dem Wetter. Wir haben auch blauer Himmel, Sonnenschein, windig, minus 2,2 Grad jetzt da bei mir hier oben, gell. Gut, soweit, so gut, mit Umschaltpause für den OE7 HMI, da hat er uns das Mikrofon wieder zum Wolf ausgegeben, zum Delta Fox 2 Papierenke. Ja. Ja, ich bin durch den Jürgen, er soll schnell durch den Bach gehen, gell, damit er nicht umfriert. Und natürlich alles Gute zum Geburtstag, gell. Aber kannst du nicht wiederhören? Ich glaub's nicht, wir müssen es jetzt machen, weil wenn der nächste Sturm ist, dann haben wir vielleicht ein Problem mit meinem Antennenmast. So, schauen wir mal, ist der Jürgen da und sonst bitte zum Wolf. Ja, ich wünsche euch alle einen guten Sonntag, Gerhard, Wolf, Heinz. Und wenn der Jürgen wieder zurück ist, natürlich auch. Also, ich bin rechts 73 und wenn, ja, Delta Fox 2 Papa Yankee, dann habe ich Mikrofon so. Ja. 16 gradi sono veramente tanti. Ciao Giuseppe, ancora per te, K4 Mike Golf Juliet, Italia Zulu 5 India Lima X-ray. Italia Zulu 5, India Lima X-ray, riprende per terminare Italia Kilo 4, Mike Golf Juliet, caro Vale, ti ho sentito molto volentieri. Comunque sappi che noi qua siamo a 2 gradi, qui a Modena siamo a 2 gradi, quindi è cielo velato da nebbia bassa, quindi in nostro abbiamo avuto la nebbia, adesso c'è solo un po' di foschia e via. Queste sono le condizioni diverse da qui a lì. Buon proseguimento caro Vale e a risentirci, ciao ciao. Ciao, ciao di nuovo Giuseppe, addirittura a 2 gradi, mannaggia. C'è una differenza incredibile, da dietro Liatuane a qua, insomma, da dietro all'Appennino. Qua ti posso assicurare che oggi stai fuori in maglietta corta, ma davvero, non per dirti una cosa così per dire. 16 gradi sono veramente tanti. Ciao, a presto allora, piacere di averti ascoltato Giuseppe, mi auguro di risentirti ancora in queste ottime condizioni, una buona domenica e buona radio. E allora io passerei il microfono all'illustre signore Z0 Hotel Whisky Radio col buongiorno, Italia Zulu 5 ILX. Illustre mi sembra un po' troppo come parola, però ancora ci siamo, no? Chiaro Vale, Z5 ILX e Z0 Hotel Whisky Radio, avevo camuffato la voce prima. Però mi era riuscito tanto bene. Saluto il collega che si è attaccato, il K4 Mike Golf Juliet di da Modena, nella provincia, in cui arrivava molto bene. Sto usando la radio qui vintage oggi, ho messo molto qui, sto mettendo uno del 2020, caro Vale, ascolto ottimamente bene, non so grandi segnaloni a quest'ora, però ti ascolto senza nessun problema. Stavo guardando le temperature, ti ho detto 16 gradi ieri, no? Qui abbiamo toccato 18,5 in batteria.
E ho sentito che al nord ieri erano toccati 24. Forse veramente dall'altro mondo. Oggi dava 4 gradi in meno, ma guardato la stazione meteo che qui mi mandi i dati sul telefonino, sono la stazione signor sai quelli e tu attaccato pure sotto l'antenna di wireless che poi c'è la console prima chiaramente la stazione manda i dati ogni so quanti secondi. 13.2 momentaneamente, la leggera ventilazione, tutto terreno. Ma c'è oggi che tutta la settimana ha messo tempo buono, c'è fatta pressione mezza africana che dovrebbe tenere le temperature fuori dalla media, ma poi vedrà che a febbraio ho visto un po' le condizioni dei sai meteorologi già fanno, no? I suoi programmi. C'era diciamo un bel freddo e se poi fregheranno tre piante sicuramente come al solito. Dai, Mimosa hanno detto sempre degli occhi ore per dirti, no? Figurati. Ok, a te ancora vale, dai, Z5ILX, Z0, Honolulu, Washington, Romania. Vado bene con sto cavolo di Winiden? Molto bene, Alberto, Z0, Teluschi Radio, Italia Zulu 5ILX. Ma ti ascolto una meraviglia, Alberto, veramente bene. Ma il segnale è forte qui da me. Il segnale è forte, 15 dB abbondante qua, Probabilmente, sai, la propagazione non è ancora stabile qua in 40 metri. Diventa buona, il nostro skip diventa buona nel pomeriggio, insomma, ecco. Di solito è ancora abbastanza strana la propagazione a quest'ora qua della mattina, si sente un po' di tutto, la zona 9, la zona 3 va a macchia di leopardo. La modulazione è stupenda, sei leggermente più basso, io ti ascolto bene, intorno ai 150.95-96, insomma lì. Ma lascia tutto così, non ti preoccupare, la modulazione è eccellente, veramente eccellente, esci proprio bene, bene, bene. Complimenti per quella radio lì. Poi mi dirà se fa anche l'ampiezza modulata. Bene, Alberto, sì, la giornata è bellissima, come ieri. Beh, adesso 20 gradi no, perché insomma no, sarebbe veramente qualcosa, anzi oltre 20 gradi sarebbe qualcosa di anomalo. Però diciamo che non è una rarità che qui di questi tempi faccia i classici 16-18 gradi, insomma, ecco, a volte arriva anche a 20-21, però in febbraio, a metà febbraio, adesso mi sembra forse un po' presto. Mi diceva ieri Dimitri, N3ACQ, che sta in un paesino di Trento, sulle montagne, che le api ieri per la prima volta hanno messo fuori il pungiglione, nel senso che hanno tirato fuori il naso, si sono fatti un giretto fuori dall'alveare, vuol dire che la temperatura veramente è alta. Soprattutto i migliori meteorologi sono proprio le api. Speriamo che il tempo non gli giochi un brutto scherzo, perché spaccherebbe definitivamente l'equilibrio, assolutamente, insomma. Come succede poi con le piante e tutto il resto, come sai è tutto legato. Bene, Alberto, ancora per te, Z0, Hotel Whisky Radio, qui le solite condizioni che sai, lo IESU, la potenza è quella che ti ho detto, non arrivo a 110 watt, e l'antenna è la solita Delta Loop autocostruita. Z0, Hotel Whisky Radio, Italia Zulu 5, India Lima X-Ray. Z5 India Lima X-Ray, Z0 Tele Whisky Radio. Sono allineato e accesa adesso la radio, è freddo, nonostante è abbastanza stabile, ma sai, un pochino devi ritoccare, no? Man mano che si scalda, chiaramente, vuoi però quello che è. Ma se da me un frequenzimetro programmabile, qui devo prendere la costanza di portarlo su da mio amico, fare, ce la metto in cavetto lì, apposito dietro. Ma giusto per avere, diciamo, ecco, un'idea della frequenza, magari dei piccoli spostamenti, capito, avendo un frequenzimetro, no? Che permette, diciamo, di stare sempre in frequenza anche di quel poco che si sposta, perché tanto una mezz'ora, un'ora, e lui tende un pochino, tende a scendere, però di solito, non a salire. Quindi bisogna stare più attenti, ma l'orecchio quello che è. E quindi il classico 10-15 130 Hz fa presto, questo quando comincia a riscaldare anche lo stadio finale. Chiaramente questo prende un po' tutto il calore mano a mano e quindi tende a scendere
camminare pianino pianino. Bene, no, no, 9 più 10, ma questo il segnalmite è 100 microvolt per S9, quindi il potentino, come lettore di segnale. Quindi pronto, tutto bella per me, la modulazione come sempre, tranquillo. Senti un po' una cosa, ma il 9000, vai col 9000, no? Adesso Valerio. Sì, sì, certo. Ma metto ce n'è uno in vendita? Le San quelli di Bologna, porco cane. Il 9000 D. Mi pare prezzo 5.500 euro, bella radio, quindi dice che è uno degli ultimi, ho letto lì qualcosa, veramente molto bello, porco cane, radio luna. E quello lì te? Non ho visto qual è in vendita onestamente, ma è l'FT DX 9000 Delta, poi c'è l'MP a 400 watt, questa è la versione 200 watt, è una radio che per me, ti dico la verità, è forse non dico sprecata, ma insomma non la uso per come si potrebbe usare principalmente, insomma fai attività di ex eccetera eccetera, ma questo mi interessa poco, a me è capitata un'occasione grossa, inaspettata tra l'altro, non sono andato a cercarlo io, è arrivato qua improvvisamente e inaspettatamente ed è rimasto qua per il momento solo. Quindi ti dico, è una radio che appaga in tutti i sensi, bisogna leggere il suo manuale, sono 170 pagine più o meno, per poi capire anche tante altre cose, ma soprattutto per sfruttarla almeno nella parte del ricevitore, che è qualcosa di eccezionale. Il connubio con un'antenna a basso rumore, questo ricevitore qua, ti dà delle soddisfazioni, penso che siano uniche, forse abbastanza ambite. Ecco, e tutto qua, caro Alberto, ma il prezzo è quello, il prezzo giusto, onesto, mica che sia tanto, nel senso che sarebbe pagata per quello che vale, 5.000 euro una radio del genere ne vale anche un paio di 1.000 euro in più, dipende poi come tenuta, eccetera, eccetera, le versioni e tutto. Tutto qua, ancora per te Alberto, Z0 Hotel Whisky Radio, Italia Zulu 5 ILX. Sì, ILX è accaduto a piedi. No, ma io non facevo il conto del prezzo, però quello che fanno, perché fa quattro cose, non è uscita, quindi ci sta tutto, non è che vale sì quel prezzo. No, perché dicevo che lui tecnicamente era molto bene, eccetera, per capolavoro, mica fatto la niente, ma che ha fatto la funzionalità come dici te, ma soprattutto estetica, sì, come curato, no? Che fa figura parecchio. Quindi il mio consiglio sicuramente è di tenersela e la mica in modo, insomma, non è che se ne vedono tanti in giro, e questo non lo è, quindi capisci, no? Ma soprattutto l'aspetto della radio proprio come deve essere. Non gli manca proprio niente. Soprattutto pure senza anche trasmissione, ma sai, trasmissione va tutto un po' bene adesso, la radio moderne, c'è bene anche la radio da Mineo, il trasmettitore cantano, che è una bellezza, dopo da far vedere tutta la rete, no? Tutti gli accessori, gli optional, i ricevitori, tutto lì, e poi si fa una grande radio. Quindi complimenti lì, veramente una bella radio loro. Eh beh, e chi è che sarebbe piacere avere una radio del genere davanti agli occhi? Penso a tutti. E il prezzo purtroppo, quando mi serve più pezzi, ma fatemi sa che non è più una ripresa, no? Vale, a te. No, assolutamente no, assolutamente no. È una radio che io penso che chiunque potesse avere la possibilità di trovarla, magari come sono stato fortunato io, con un prezzo interessantissimo, dovrebbe fare carte false per mettersela in casa. Poi dai, hai detto una cosa giustissima Alberto, quello che poi fai generalmente con questa radio lo fai con tutte, però quando poi ce l'hai qui davanti e ti metti ad ascoltare, io qua ho altri ricevitori che sono molto buoni, ma molto molto buoni, e ti posso assicurare che la differenza si sente veramente, ma solo il fatto della non si
dice del rapporto segnale rumore che ti dà un ricevitore del genere, messo alla pari con altri ricevitori, già lì ti rendi conto di quello che hai sotto mano, hai capito? Poi sai, se ti limiti a fare il questionario come faccio io, lo apprezzi, perché magari lo apprezzi, però fino a un certo punto, anche se ti posso assicurare che è una goduria, no? Sentire, vedere lo smitter quasi a zero e il segnale che sale a 9 più 15, 9 più 20, privo di intervento, rumori, con un silenzio a dir poco incredibile. E quindi fa già piacere. Poi paragoni a un'antenna ancora più performante rispetto a quella che ho io, magari una direttiva e fai DX quando c'è il segnalino. In CW ti farei sentire, Alberto. In CW tiri fuori un segnale a zero di rumore, ma zero, sotto anche la soglia del rumore, proprio ti esce fuori dalla radio e sembra che lo ascolti a una 5-9. È incredibile, veramente. Lo isoli, lo metti lì, lo sistemi, stringi, come si dice, il filtro, le spalle, fai uscire solo quel segnale lì e basta. È un segnale che è zero di intensità, te lo senti come se fosse 5-9, ma proprio perfetto, pulito, è incredibile. E lì è la bontà sì dell'antenna, ma anche del ricevitore, che ti dà la possibilità di giocare con quello che hai a disposizione. Tutto qui in trasmissione, sono d'accordissimo con te, sono tutte buone le radio, tutte, non ce n'è una ormai che va male. Qualsiasi radio che tu senti in frequenza, basta perderci un attimino di tempo, un attimino di tempo vuol dire mezz'ora, una volta che tu hai inserito i parametri e aggiustato un po' il guadagno microfonico, sono tutte delle broadcasting, tutte, poi vabbè, ci può essere quella che ha quel qualcosa in più perché magari hai curato la qualità del microfono oppure la propria voce personale che dà quel qualcosa in più, però ormai sotto l'aspetto della trasmissione sono veramente tutte buone. Io qua sempre il 991 come trasmettitore, se è curato, è uno dei migliori assolutamente. Poi lascia perdere che butta fuori magari anche della roba qualitativamente, da quello che senti, è molto molto gradevole, 7003 eccetera, non sto qua a elencarteli tutti. Z0 Hotel Whisky Radio e Z5ILX, al prossimo passaggio bisogna che ti saluto, perché ho messo una sveglia di promemoria, devo scendere giù di sotto. A te, Alberto. Sì, perfettamente. Vale, grazie. Però se ti scarico riprende, io vado a chiudere che ho di San Chiariente, la signora tocca pranzare anche un po' prima, porca miseria, ho capa lì per tutto, no, ma ti scuso per quanto riguarda, ma sai, era lì, tu va a prendere un quarto quanto pesa, ti rendi conto anche di quello che c'è dentro, no? Vuol dire, mantieni sempre la vecchia vecchia costruzione, pensa a conversione, no, lì hanno fatto conversione, non lo so, lì, non è più niente al guardo per la radio, ma penso che la roba lì, dei componenti ce ne sono tantissimi, tipo componenti, sono componenti, no? Da più, da un certo valore fino a componenti che da meno valore, io per quello che ho capito da parte elettronica. Quindi arriva insomma a certi pezzi, vuol dire che c'è della roba molto seria lì dentro, eh? Quindi avere solo una radio ancora di quella generazione lì, la stessa che si decide perché me lo tengo. Perché ancora è una radio che, soprattutto con questo, può mettere mani in carico tecnico di vecchia concezione, se c'è qualche problema con il sistema, capito, rispetto a queste moderne. Ne volevo una, adesso ho avuto un problema, potrò prendere, lo sai dire, è povera di come la fare. Ancora mi ha tornato sulla testa in greco. E di conseguenza, le radio moderne veramente in greco. Via 2 novembre Eco Golf che riprende, ottimo Giuseppe. No, io ho 500 watt perché sto usando un amplificatore, un FL2277B che eleva l'uscita a 500 watt sul picco. Ecco, non l'apparato nelle condizioni migliori,
usato da solo eroga 200 watt. Adesso come eccitatore ne sta erogando un pochettino meno perché non serve pilotare troppo forte. Ottimo, arrivi benissimo. Giuseppe, si sente sotto appena appena un leggero residuo di alternata sull'alimentazione che tende a far vibrare leggermente la modulazione, ma è una cosa di secondo ordine, La qualità è comunque molto buona. Allora ripasso a Lelvio, io vi auguro una buona domenica, delle belle passeggiate e 73 cordiali, poi ci risentiamo per riprendere questo QSO simpatico. Ciao Gualtiero, saluti a tutti i tuoi e alla prossima occasione, grazie di avermi chiamato. Elvio, K1 Alfa Mike November Barato 1, riprendi tu per HB9 Delta Canada, U2 Papa Bravo X-Ray, U2 November Eco Golf, che saluta e scappa. Ciao, grazie. Guarda, l'ultima volta che ho messo il naso fuori dall'Italia ho avuto la fortuna di riportare la pelle a casa, ma per mezz'ora solo. Non so se ve lo ricordate, il camping de los Alpaques, il famoso campeggio in Spagna. Ho fatto anche il film dove un'altra cisterna piena di GPL si è rovesciata. Io ero lì, mezz'ora prima. Il campeggio prima era pieno, c'ero anch'io lì, e quindi quando abbiamo visto cosa abbiamo visto, abbiamo girato la macchina e siamo ritornati a casa. Dovevamo andare in Portogallo, quindi lì era una sosta per il continuare il viaggio, ma dopo cosa abbiamo visto lì abbiamo perso la voglia. Bene, questa è la mia esperienza di viaggio. Pierpaolo, il cambio tuo, poi giri per il CKO, prego, buon pomeriggio, ben riascoltato, prego. C'è uno che chiama in CV doppio qua sotto. Buongiorno a tutti, dai W1 SXL. C'è una giornata brutta qua, sarà bella dappertutto, qua c'è il nebbione, ieri c'era 17 gradi. Non dico che si stava con la maglietta, ma si stava bene. Oggi nebbia e freddo. E vabbè, questo è il periodo. Saluti a tutti, dai. Sento argomenti di vario tipo, non commento, tiro dritto e vado all'estero un po' di volte per lavoro. Adesso sarà 10 anni che non ci vado più. Perché il mondo è cambiato, c'è la tecnologia, digitato e fai una videochiamata norvegese, uno svedese, poi chi c'era? Un polacco, inglese e noi italiani, tutti a parlarci assieme. Dai, dai, buona giornata ancora, a te Luciano, CKO, W1SXL. Ok, ciao FXL, non sono più presente lì di sera perché ho degli interessi particolari e quindi, ma adesso poi ritornerò a salutarvi. A te Alberto, cambio. Bene, ciao Pierpaolo, bene arrivato, arrivi molto bene. Bene. Dire qui c'è il sole, mi dispiace dirtelo, ma sì, ma vedo anch'io che c'è nebbia giù da Baggio, anche qui, ma fin da stamattina, e qui però è una bella bella giornata. Claudio di ZB, prego. Ciao Pierpaolo, buongiorno, mi dispiace anche a me dirtelo, ma anche qua è una bellissima giornata. La bicicletta rimaneva in piedi da sola e appoggiata sulla nebbia ieri sera. Stamattina io ho aperto la finestra un po' tardi, erano le 8 e qualcosa,
ma una giornata meravigliosa, un sole splendido, cielo azzurro e questo con uscite, la prima era tutto bello bianco dappertutto. Adesso saranno 5-6 gradi, ci saranno, ma forse anche 7, ma una giornata molto bella. E invece cosa volevo dire? Luciano, ho guardato, ho visto la tua pagina di QRZ, c'è tanta bella roba, ho visto anche le tue costruzioni. E poi sì, un'altra roba velocissima, che di sicuro comunque i soldi spesi per viaggiare, non soldi spesi bene, perché insomma rimanere troppo fermi sotto al proprio campanile non va neanche bene. Cosa, mi ricordo benissimo lì Marco, altro che, ma se non sbaglio, ma adesso non vorrei, spero di sbagliarmi, ma ci sono stati 800 morti, può essere, dopo mi dirai. Vai Marcello. Sì, bene Claudio. Ciao Pierpaolo. È la nebbia? Soffiala, butta giù il turchino, così arriva l'aria fresca e ti porto via la nebbia. Anch'io la vedo come all'aperto qua, La vedo in pianura, io non soffro però. Ma è una settimana che c'è bel tempo. Durante il giorno sono 15-16 gradi, la notte però va sotto zero. Diciamo un po' che si prende il polo dalle nostre politiche turistiche internazionali, e spesso ogni tanto bisogna anche ridere, ma adesso abbandoniamo il discorso, se non diventa troppo lungo. C'è troppe cose da spiegare, troppe avventure, allora lasciamo perdere. A te Marco, il 34 PI. Sì, bene, ma adesso il numero preciso non me lo ricordo più, sono passati tanti anni, ciò che è stato un macello, e la gente che era in acqua di buono aveva solo più le gambe, tutto il tronco è andato bruciato, 1000 gradi nella frazione di un attimo, c'era il terreno di quel campeggio, di cosa rimaneva, era di un colore strano, la terra che ha subito una temperatura elevatissima, quindi hai voglia te di andare a proseguire il viaggio, no. I sopravvissuti lì erano gente che guardava nel vuoto, gente, ma per carità, brutto ricordo, è che sai qual è stato il guaio? Che all'epoca le linee telefoniche correvano ancora lungo le strade, linee aeree, quindi per telefonare a casa, avvisare la famiglia, si doveva fare parecchi chilometri, perché non si riusciva a telefonare, no? Quindi tutto ciò che era telefono era, non esisteva più niente, tutto bruciato, vabbè. Quindi la pensione di chi era lì e chi era a casa, vabbè, lasciamo perdere, l'abbiamo portata a casa. Bene, CKO di Greco D. Ah, qua c'è 14 gradi per il Pierpaolo, CKO di Greco D. Perché c'è l'Alberto che senz'altro deve dire qualcosa più di me, Alberto, non dovevi dire qualcosa? No, per niente, ma è toccato a mica al Pierpaolo. È vero, Pierpaolo a te. Ma non c'è problema, riprende Indigo, generalmente c'è discorsi brutti, e non so cosa dire, meglio di parlare di altre cose, meglio la nebbia, ma a quei discorsi lì è tutto dire, perché la mente è brutta e non si piace, però non è la mente. Mio nome è Santo, non Salvo. Ciao.
Cavour. No, no, da vorhin ist nicht, ne, dass er durch diese Wärmebildkamera, also 800 Euro, ja, und dann die ganzen Lecks noch findet, und wenn er die beseitigt und dann wieder fotografiert und alles ist besser, dann ist ein Erfolgserlebnis da. Ja, 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 ich denke schon, dass das da von mir wird. Ne? Gut, das machen wir beim nächsten Mal durch die Paula und Jährchen und so weiter und so fort. Dopo di me si senta di Gregori, col quale ne abbiamo un po' parlato, prego. Sì, allora, il 101ZD, l'ST101ZD ha sugli oscillatori, il VFO che lì c'è un variabilino, e invece poi su alcuni stadi l'accordo, la regolazione viene fatta non tramite condensatori ma tramite nuclei che scorrono dentro a delle induttanze. Ecco, quindi poi invece sulla valvola pilota, cos'è la 12AX7, insomma quella lì che comincia a avere già 7-8 watt, lì ci sono condensatori variabili. Vabbè, quindi potrebbe essere un'induttanza variabile, quella lì che è più stabile, potrebbe, non lo so perché non ho esperienza del genere. Allora io passavo a Marcello, K4, Pax, Z3, ZB. Sì, bene, Claudio. Il mio tempo è scaduto, mi hanno chiamato, devo andare, mi aspettano alle 2, devo ancora cambiarmi, prepararmi e fare 3 km, allora abbandono la postazione che al prossimo giro sarebbe troppo tardi. Ciao Alberto, ciao Claudio, ciao Pierpaolo, ciao Marco, ci sentiamo domani mattina o prossimamente. Fate i bravi. E vi ascolto intanto che mi preparo, poi scendo, non riprendo più. A te Marco, il K4 PX. Ah, grazie Marcello. Della chiacchierata. Sì, buongiorno Marcello, buona giornata. Allora, voglio dire ciao Orso, ma te lo dico comunque. Ciao carissimo, buona giornata. Al prossimo, domani mattina, ci si riascolta. Dunque allora io giro nuovamente per il Pierpaolo, poi il Pierpaolo va per il Cicampo. Io ne approfitto, vi saluto, buon pomeriggio, buona domenica, buon tutto. Vado a vedere la pagina Claudio, vado a vedere cosa hai messo nuovamente, e nulla. Pierpaolo a te, buona domenica ancora, chiude I1, Tigre così. Bene, ciao Delta, Greco Delta, ciao PAX. Saluti entrambi dai W1 S6L, grazie del QSO e piacevolmente ascoltati anche con un buon segnale. E per quanto riguarda il discorso, sì, era proprio quello che poi ha detto il CKO e che poi ha detto anche con Alberto, cioè con radio, io ce l'ho chiesto, forse nelle robe vecchie, un autoradio che aveva in no, tutto, 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 tut